Ripartiamo da qui, da un paio di postulati. Primo postulato, il potere usa i media per reggersi, garantirsi e replicarsi. Bisogna quindi fare molta attenzione a ciò che dicono i media e ovviamente altrettanta attenzione bisogna riporre in ciò che i media non dicono. Secondo postulato, nulla accade per caso. Nel bene e nel male c'è sempre una regia. Una volontà. E adesso iniziamo. Cosa hanno in comune lo scandalo del Monte dei Paschi di Siena con il fallimento di Cipro? Che cosa hanno in comune queste due cose? Il fallimento di Cipro? Sì, secondo il tedesco Spiegel, come si legge in un servizio online, il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, all'ultimo vertice europeo dei ministri delle finanze, ha contestato l'opinione di Schauble, il ministro delle finanze tedesco, per il quale il fallimento di Cipro sarebbe irrilevante e non rappresenterebbe un pericolo per l'eurozona. Il programma di salvataggio di Cipro, pensate, è già stato rinviato di 6 mesi a causa di disaccordi fra il governo cipriota, il Fondo Monetario Internazionale e le autorità, i governi dell'Unione Monetaria. Si tratterebbe di circa 17 miliardi di euro per salvare due banche cipriote. 17 miliardi di euro che corrispondono circa al 140% dell'intero prodotto interno lordo di Cipro. Attraverso che cosa avverrebbe il salvataggio? Semplice. Una ristrutturazione del debito, che in altre parole si può tradurre anche come fallimento ristretto, fallimento controllato. Proprio come il fallimento della Grecia, ad esempio, nel marzo del 2012, di cui non abbiamo certo sentito parlare nelle TV. Alcune considerazioni, allora. Perché i media italiani non parlano del fallimento di Cipro? Forse perché così capiremmo che, per utilizzare un'espressione montiana, il più grosso successo dell'euro non è soltanto la Grecia, ma è anche Cipro, che per di più non fa parte dei cosiddetti PIGS. E ancora, perché il termine per ogni possibile intervento continua ad essere la tenuta dell'eurozona, cioè dell'euro, mentre invece nessuno parla di tenuta, di salvataggio dei cittadini dei paesi membri dell'eurozona? Fateci caso, chi ci parla più di Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia? Chi confronta la nostra situazione con la loro? Chi mira veramente il bersaglio della grande finanza nell'individuazione delle responsabilità? Chi valuta, soppesando in termini di costi, benefici, il rimanere, l'opportunità del rimanere nell'unione monetaria piuttosto che uscirne? Stop, tabula rasa. I media hanno tolto la voce a chi non si allinea all'ideologia totalitarista dell'europeismo. Semplicemente chi mette in discussione il sistema non esiste più. E adesso saltiamo da Cipro all'italica Monte dei Paschi di Siena. D'ora in poi, MPS. Monte dei Paschi di Siena, MPS. È presieduta da Alessandro Profumo, accusato solo pochi mesi fa di frode fiscale. Si tratterebbe di una maxi evasione messa in piedi da Unicredit e dalla banca inglese Barclays per 245 milioni di euro, attraverso un'operazione di finanza strutturata, così la chiamano. Di MPS se ne parla continuamente, ovviamente. Si strumentalizza una situazione nella quale le uniche vittime rischiano di essere i piccoli risparmiatori e i lavoratori, i dipendenti dell'istituto bancario. Nel batti e ribatti di accuse, di rimpalli, ci sono però alcuni punti sui quali sarebbe bene focalizzare la nostra attenzione, a partire dal primo. Il Partito Democratico, che ha nominato 13 membri su 16 dell'organo di indirizzo di MPS, non poteva non sapere. Tanto più che Misiani, tesoriere del PD, ha dichiarato: assolutamente normale che l'ex presidente Mussari finanziasse il PD, partito che, grazie al governo di Siena e provincia, era responsabile della sua stessa nomina. Misiani, tesoriere del PD, aggiunge anche che rivendico l'opportunità di un intervento statale quando si rischia il collasso di istituzioni fondamentali per il funzionamento del paese. Cioè,
Tanto per intenderci, dovrebbe essere lo Stato, cioè noi cittadini, dovremmo essere noi, a pagare per quella che è stata a tutti gli effetti una mostruosa operazione di speculazione finanziaria. In effetti è così che sta andando. 3,9 miliardi di euro dei cosiddetti Monti Bond. 3,9 miliardi di euro, un importo superiore ai tagli della Fornero. Cioè, per dirlo in parole proprio semplici, 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 a noi i tagli e alla banca i nostri soldi. Non basta. Pensate che secondo il sito Dagospia, che argomenta fra l'altro pubblicando il decreto di riferimento, rispetto ai Monti Bond, ai 3,9 miliardi di euro, Monte dei Paschi di Siena non è obbligata a restituire i soldi allo Stato italiano e gli interessi li potrà pagare con altre obbligazioni senza scadenza. Secondo punto. Se il capitale sociale di MPS è poco meno di 7,5 miliardi di euro e il tipo di finanziamento di aiuto che arriva è di 3,9 miliardi di euro, ovvero ben più della metà dell'intero capitale sociale della banca. A questo punto non sarebbe stato più opportuno nazionalizzare quella banca, sottraendola al labirinto magico della finanza speculativa? Terzo punto. MPS fu oggetto di uno stress test, di una prova da carico di resistenza da parte del Committee of European Banking Supervisors, CEPS, nel 2010 e risultò in grado di reggere la crisi. Ma da chi è composto il CEPS? Anche dalle banche centrali dei vari paesi europei, cioè per l'Italia è composto anche da Banca Italia, fra i cui proprietari c'è proprio MPS, oltre a UBI, Intesa San Paolo, Unicredit e Banco Popolare, anche se controllate attraverso lo stress test, ma anche se partecipanti al capitale della Banca Centrale Italiana, che a sua volta faceva parte degli organizzatori, degli analisti dello stress test. Qualcuno lo chiamerebbe conflitto di interesse, altri potrebbero tranquillamente parlare di irregolarità dal momento che il controllato era anche fra i controllori. Ma nessuno disse niente. Semplicemente l'esito della prova fu positivo. Quarto punto. Per essere obiettivi bisogna anche segnalare l'esito dell'accertamento condotto da Banca d'Italia su MPS nel periodo maggio-agosto del 2010, dossier che fu poi consegnato allo stesso Mussari nell'ottobre di oltre 2 anni fa. L'accertamento si legge. Mirato a valutare i rischi finanziari e di liquidità, ha fatto emergere risultanze parzialmente sfavorevoli. Oltre a svariati rilievi sulla gestione e l'organizzazione, gli ispettori evidenziarono profili di rischio non adeguatamente controllati, con riferimento, fra l'altro, proprio alle operazioni impronti contro termine swap su BTP per complessivi 5 miliardi di euro stipulate con Nomura e con la Deutsche Bank. All'epoca dei fatti, Mario Draghi era governatore della Banca d'Italia. L'autorità di vigilanza della Banca d'Italia, si legge a pagina 6 del verbale, si riserva di promuovere eventuali provvedimenti ai sensi della vigente legislazione bancaria e finanziaria. Ad oggi non è noto quali provvedimenti sanzionatori siano stati decisi da Banca Italia in relazione all'ispezione del 2010. Quinto punto. L'avvelenamento da titoli derivati di MPS è stato taciuto e sta esplodendo ora, con il turbinio di accuse e di affondi a una banca che, essendo quotata in borsa dal 1999, è esposta alle speculazioni e alle manovre dei mercati. Quindi, perché questo scandalo sta esplodendo ora? Perché proprio ora? Sarà un caso se il gruppo Rothschild minaccia di querelare Repubblica per un articolo che lo coinvolgeva nell'operazione a perdere condotta da MPS rispetto al Santander? Quali poteri si stanno muovendo e in che direzione? È un caso che già nel settembre scorso Goldman Sachs abbia dichiarato il proprio plauso ad un governo del PD alle prossime elezioni, come unica possibilità di proseguire un indirizzo montiano. È normale che da Bersani a Monti si cerchi continuamente di trovare un avallo in sede internazionale.
Un dubbio dovrebbe pur sorgere legittimamente. Chi comanda? Chi sta decidendo e come l'esito delle urne? Ed ecco dunque la risposta alla domanda su ciò che accomuna MPS con il fallimento di Cipro, ovvero l'utilizzo dei media per condizionare e indirizzare l'opinione pubblica, l'impiego di TV e giornali per controllarci e disinnescarci, una manipolazione continua che legittima ciò che passa per il grande schermo e annienta ciò che invece in TV non passa. Se non ci parlano di determinati argomenti e problemi, è proprio per evitare da parte nostra una presa di coscienza del fatto che ci stanno portando al macello. Se evidenziano alcuni aspetti, e solo alcuni aspetti, e magari momenti o periodi particolari, è per condurci nella direzione indicata da quelle realtà innominabili come Trilaterale, Bilderberg, CFR o Aspen, che sono il vero potere. Se non parlano del fallimento di un altro paese che impiega l'euro, è per non farci sorgere il dubbio che questa non è l'Europa dei popoli, ma è solo ed esclusivamente l'Europa delle grandi banche e della grande finanza internazionale. Ma noi non cadremmo nel loro tranello. Non accettiamo il loro lavaggio del cervello, perché abbiamo capito che nulla accade per caso. Un paio di chicche rispetto al punto di oggi. La prima, per capire come storicamente la grande finanza ha sempre fatto un gioco alla speculazione, e beh, vi basti sapere che già nel 600 fu fatta cadere, ad esempio, la borsa di Amsterdam per una speculazione sui tulipani. E anche lì MPS, la nostra Monte dei Paschi di Siena, ebbe un qualche ruolo. Se ne volete sapere di più su questa bolla dei tulipani, su questa speculazione, vi suggerisco di leggere Risvegliati, il libro che ho scritto insieme ad Alberto Medici. Ma un'altra chicca oggi ve la voglio proprio lasciare e riguarda Goldman Sachs che ho citato nel punto. Se vi parlo di trasmissione come Il Grande Fratello, 100 vetrine, Chi vuole essere milionario e così via, che cosa vi viene in mente? Sì, non pensate ai canali su cui vengono trasmessi questi programmi, perché allora potrei parlare tranquillamente di Affari Tuoi, piuttosto che di altri programmi. Tutte queste trasmissioni hanno un filo rosso che le unisce e si chiama Endemol, una casa di produzione, appunto, di programmi televisivi. Volete sapere di chi è la proprietà di Endemol? Fate una ricerca e scoprirete il ruolo di Goldman Sachs all'interno di Endemol. A buon intenditor!